grazie per essere intervenuti così numerosi a questa cerimonia. Ringrazio ovviamente Niccolò Campiani per la sua disponibilità ad essere qui oggi in questo incontro pubblico. Ringrazio anche Benedetto Ferrari, giornalista di Repubblica, con un grande intervista a Niccolò Campiani. Abbiamo pensato a questa iniziativa come appunto una cerimonia che non fosse solo formale, che non fosse solo a scopo di telecamere, diciamo, ma che fosse davvero un incontro con la città. Quindi per questo, e ci scusiamo se iniziamo un po' in ritardo, ma prima di questo incontro pubblico c'è stato un incontro che avevamo proprio concordato con Niccolò, con le scuole, con alcune classi di scuole superiori del nostro territorio, un incontro che lui ha voluto tenere, nel quale c'è stato uno scambio con le studentesse e con gli studenti, proprio sulla sua esperienza di vita, non solo diciamo sull'aspetto bello e importante della sua vittoria alle Olimpiadi. Quindi vi ringrazio per essere qui. Adesso la mattinata prevede appunto l'intervista da parte di Benedetto Ferrari a Niccolò Campiani, che poi seguirà invece la cerimonia, diciamo, più formale, che consegna delle Seste d'Oro, che è il premio della nostra città, conferisce a chi si è distinto, diciamo, per particolari meriti, e ovviamente Niccolò non c'è bisogno che vi racconti, diciamo, per quale motivo si è distinto in particolare modo. Vi ringrazio, lascio la parola a Benedetto Ferrari e a Niccolò Campiani. Grazie a tutti. Lorenzo, ringrazio il sindaco di Sesto per avermi invitato, perché per me è un onore essere qua, è un onore stare a fianco di un campione giovane ma assolutamente brillante anche nelle cose che dice, nelle cose che ha scritto in questo bellissimo libro. Dico solo una cosa: allora, non abbiamo tantissimo tempo, quindi non credo che Niccolò abbia bisogno di un mediatore con la gente, è uno che parla alle persone con il cuore e con la mente in maniera assolutamente bella, attrattiva, no? E io mi limiterò a fare quella che ritengo la mia fortuna del mio lavoro, è quella di conoscere persone dalle quali imparare. A me piace molto imparare dai campioni, chiaramente, dalle loro storie, dal loro atteggiamento nei confronti della vita e della loro e dello sport che vivono. Dico solo una cosa: io Niccolò l'ho conosciuto attraverso le parole di un amico comune, perché alle Olimpiadi di Londra questo mio amico, mio collega di Repubblica, Marco Nessurati, seguiva il tiro, e io all'inizio, siccome ci dividevamo, ci mandavano così, io all'inizio seguì il tiro con l'arco e ebbi la fortuna di fare la prima medaglia d'oro, quella di Galeano. La sera a Londra ci ritrovavamo io e Marco, che è un collega e un amico mio, a parlare di queste cose, eravamo emozionati, no? Anche perché quando segui gli sport, quelli più patinati, più conosciuti, il calcio, il motociclismo, quelli che avevo, comunque c'è tutta una risonanza. Quando tu entri in mondi che appaiono sostanzialmente alle Olimpiadi, scopri delle persone. Io mi ricordo che Galeazzo vinse la medaglia d'oro, venne, io andai da lui e lui mi pianse sulla spalla. E questa cosa a me mi toccò il cuore. La sera ci confrontavamo con Marco e lui mi disse che aveva conosciuto Niccolò e mi disse: guarda, ho conosciuto un campione e ti volevo dire, per detto, torniamo a te, che ti fa quella Fiorentina, quindi puoi essere orgoglioso. E io ne ero molto orgoglioso e gli dissi: vabbè, speriamo che vinca. Lui poi vinse e la sua storia è cominciata a essere conosciuta. Niccolò ha molte cose da dire. Io poi spero di avere il tempo di, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, lui ha voluto giustamente incontrare le scuole perché la sua esperienza è un'esperienza di vita, no? Di vita, che può essere insegnamento in tante cose. A me la cosa che mi ha sorpreso di più in una disciplina come la sua, che ha un valore tecnico, ma anche un valore, secondo me, perdona la parola, magari non ti trovo, però diciamo una dimensione spirituale, nel senso che si tratta di trovare un'armonia, no? In un gesto che è fatto di dal cuore, come mi disse Marco, mi disse questa frase che poi non è scritto, cioè che si spara nella pausa tra il battito del cuore, nel momento in cui non batte si spara, perché in quel momento tu hai la possibilità di trovare questa armonia. Io gli chiedo questo libro parte dalla sconfitta, cioè la sconfitta a Pechino, no? Dal momento in cui lui, che riusciva a fare tutto, sbaglia quel tiro in cui uno si gioca tutto, e da lì parte un suo viaggio, appunto, un suo viaggio interiore, probabilmente, e sportivo.
Questa cosa mi ha affascinato molto, perché lì hai trovato la tua, diciamo, dimensione, che quella che ti ha portato a vincere a Londra e poi ovviamente a Rio, dove hai sublimato. E qui ti chiedo questo: cosa hai imparato in quel momento, cioè quanto la sconfitta ti ha insegnato a diventare un campione? Buongiorno a tutti, siamo tornati a casa, quindi è una bella cosa. La sconfitta ha un ruolo importante nella mia vita, come proprio un ruolo importantissimo nella carriera di tutti gli sportivi, cioè sono le occasioni di crescita, sono quelle, bisogna commettere errori. Prima ancora di vincere bisogna imparare a perdere, proprio la premessa base. Non te lo insegnano magari, non c'è scritto in nessun libro, però te ne accorgi che se non accetti la sconfitta dopo ti metti da solo all'angolo. La sconfitta fa parte del gioco e di fatto quello che ho imparato io nei giorni che sono andati male è impagabile. Cioè, la medaglia d'oro è un qualcosa di unico, è una consacrazione di una carriera, però vieni fuori con una sicurezza in te stesso maggiore, ma di fatto proprio a livello di crescita, di formazione, è Pechino. L'ultimo corso di Pechino è stato un po' lo snodo di tutta la mia carriera. Per chi o non ha letto il libro oppure insomma non conosce la storia, in pratica a Pechino era la mia prima Olimpiade, ero il più giovane a Pechino in tutto il mondo nelle specialità di tiro, per cui anche insomma mi ero autoconvinto e un po' mi ero anche convinto anche di chi veniva intorno a me che non avevo niente da perdere. Sei giovane, cos'hai da perdere? Se va bene va bene, se non va bene nessuno si aspettava niente, quindi non ho niente da perdere era diventato un mantra. Fatto sta che all'ultimo colpo avevo tantissimo da perdere, mi ero raccontato una bugia bella e buona. Una gara sono 60 colpi, la fase di qualifica per 59 colpi su 60, i primi 59 ero le prime tre posizioni e l'ultimo colpo vado a caricare e ho tanta paura di lasciarmi sfuggire dalle mani, quello che per me era un passo, l'accesso alla finale nelle prime due posizioni. Niente, invece faccio un 8 su 10, che detta così è chissà cosa, in realtà parliamo di 2 mm e mezzo. Un bersaglio a 10 metri il centro e mezzo millimetro, quindi 2 mm e mezzo a destra, questi 2 mm e mezzo c'era tutto ovviamente. Dal terzo scivolo in dodicesima posizione, ha fatto male, non è che dici subito oh bene, vediamo cosa ho imparato oggi. No, lì c'è una reazione umana di dolore. E invece quello è stato lo stimolo per poi intraprendere un cammino che mi ha portato in America, perché a quel punto una volta tornato io non stavo bene, c'era qualcosa che non tornava e non riuscivo a vedere le soluzioni intorno a me, le ho trovate in questa opportunità dell'America, quindi un college americano, West Virginia University, che mi offriva una borsa di studio omnicomprensiva, quindi copriva interamente la retta per gareggiare e rappresentare l'Università di West Virginia nel campionato nazionale di college. Tra l'altro un ottimo modo per continuare a coltivare l'altra mia grande passione, che era la fisica, la matematica applicata, quindi ingegneria. E niente, sono partito e quello che racconto nel libro è proprio questo percorso da Pechino a Londra, che è un percorso di vita. Quello che succede dopo le medaglie di Londra non sono che una conseguenza questo percorso, un po' quello che dico nel libro, non è quello che fai che determina chi sei, ma viceversa, non puoi aspettare una medaglia d'oro per chiamarti campione, in quel momento lo realizzano tutti gli altri, però il campione si costruisce ogni giorno quando non c'è nessuno a vederti. Queste due medaglie d'oro di Rio non rispecchiano il padrino. Io ho avuto un quadriennio molto difficile, non dico disastroso perché in finale c'ero sempre,
però proprio a causa delle nuove regole che sono state fatte apposta per non far scappare via i favoriti nella fase di qualifica, tutto veniva rimescolato in pochi colpi, si resettava dopo una giornata, dopo 3 ore di gare, tutto si resettava e ci giocavamo le medaglie in pochi colpi. Queste sono le nuove regole. Volevo chiedere una cosa. No, siccome già sì. hai messo, hai steso sì. sul tavolo tutti, un sacco di argomenti, quindi gli argomenti poi sono lo studio e lo sport, sì. voglio parlare perché tu hai delle idee precise su questo. Quelle, sì, insomma, comunque anche dei progetti, credo. Ma a parte questa dedica del libro, che vorrei, che è una cosa bellissima, no? Che vorrei rileggere, queste pagine dedicano alla piccola Olivia e ai giovani impegnati in ogni tipo di sport, perché simili sono le fatiche e le emozioni. Non confondete i vostri sogni con quelli degli altri e ricordate che le vittorie non determinano quello che siete, ma viceversa. Allora, siccome questo è un motto che credo che ogni giovane sportivo dovrebbe... Ogni genitore, ogni tanto, cioè sì. tutto... Parto da te, parto da te, anche ogni giornalista, non esattamente ogni giornalista. Me lo traduci, cioè mi piace, lo seguo, però me lo puoi spiegare questo fatto? Mi stavo riagganciando proprio a quello. Stavo dicendo appunto un quadriennio molto difficile per me, in cui ogni volta ero prima in qualifica e poi proprio perché vivevo male le ragioni del cambiamento, arrivavo già in finale incavolato e uscivo sempre ottavo, settimo, quindi ultimo di finale e penultimo di finale. La svolta è stata alla Coppa del Mondo di Monaco quest'anno, 3 mesi prima dell'Olimpiadi, un'altra volta primo in qualifica, settimo, non ottavo, settimo in finale. Torniamo a casa in macchina da Monaco, arriviamo alle 11 la sera, dicono a piano io le chiavi e quindi niente, lasciamo la roba in armeria, noi abitiamo a 100 metri, dico a Petra tu vai a casa che è tardi, io devo un attimo smontare una cosa e arrivo. E ho fatto le 5 di mattina, proprio perché quelle 5 ore di allenamento le potevo fare benissimo il giorno dopo con calma, non è quello. È proprio un fatto di atteggiamento, cioè le Olimpiadi si vincono quando sei alle 2 di notte da solo, non c'è nessuno che ti fa un applauso quando fai i 10, non c'è nessuno che ti dice bravo quando hai finito la serie buona, ma sei lì a farlo per qualche motivo, per una tua aspirazione che voglio sperare prescinda dalla medaglia, cioè per un qualcosa anche di più alto, e lì si diventa campioni. Poi i pianeti si allineano, perché nel caso della seconda medaglia si sono allineati e quindi lo sanno tutti e tutti dicono bravo, però noi dobbiamo sapere prima chi siamo e in quello ci dovete dare una mano tutti, perché è un discorso anche di come noi percepiamo la nostra immagine all'esterno. Io sono particolarmente toccato nell'argomento che c'ho Petra che è arrivata quarta facendo un record olimpico. Lei è stata fortemente penalizzata da queste regole, altrimenti avrebbe vinto sicuramente l'oro. È uscita con un format a eliminazione facendo il 9.2. Io ho vinto le Olimpiadi facendo il 9.2. Ora non si è capito perché il 9.2 mio c'ha qualcosa di meglio del 9.2 di Petra. Fatto sta che a lei è brava comunque, deve essere durissimo stare... E bene, celebrano, ma che grande, l'ultimo colpo che tiravo prima, la strategia... Non può essere, però è così, e noi ci dobbiamo fare i conti da professionisti, perché le classifiche saranno sempre più intuitive di una performance, le performance sono più addetti ai lavori, da che mondo è mondo, le classifiche le sa leggere anche qualsiasi persona al bar, primo è buono, secondo un po' meno buono, quarto, mamma mia. Però occhio, perché è un lavaggio del cervello, e quello è la cosa forse più difficile da sportivo, non confondere appunto... non solo quello che gli altri desiderano da te, ma proprio anche come gli altri ti vedono da te. Ovviamente quello aiuta, perché cioè, anche vedere questa disparità di trattamento tra me e Petra mi tiene per piedi per terra, perché non è che dico, però dobbiamo filtrare tutto. Io accetto le critiche, ovviamente accetto anche i complimenti, però mi rendo conto che devo filtrare tutto un mondo esterno, perché la tentazione se no è quella, cioè questa cultura del risultato è micidiale nella testa degli sportivi. A voi a dire ma voi siete pagati per sopportare questo,
siamo anche esseri umani, la sera quando chiudiamo la porta siamo soli con le nostre paure, i nostri pensieri. Puoi pagarci quanto vuoi, ora nel nostro caso per l'altro non è, però. Però siamo persone, esseri umani come tutti voi, e un po' di empatia sicuramente aiuterebbe. Senti, giocarsi tutto in un tiro, no? Con il cuore che va, sale improvvisamente a delle pulsazioni incredibili. Esatto. A me mi ha fatto venire in mente un po', paragonandolo al calcio, non lo so, che è diverso, però come se tutte le partite fossero calci di rigore, cioè che tu ti giochi tutto, te sei bravo, in allenamento magari lo fa, però è tutta un'altra cosa, tu ti guardi al mondo, tutti gli occhi sono su di te, e immagino per te che tra l'altro fai uno sport che vive confinato in una nicchia e poi improvvisamente va sotto gli occhi del mondo. Allora, qual è la tua tecnica? Una domanda un po' banale, te l'ho fatto milioni di volte, però. Perché poi questo può valere nella vita, l'interrogazione a scuola, l'esame di maturità, no? Per me scrivere un pezzo magari importante, cioè in cui mi sento anche io sotto pressione. Cioè questa pressione come si fa a escluderla o comunque a veicolarla positivamente come energia positiva e armonia? Purtroppo sì, trucchi non ce ne sono. Purtroppo per fortuna, perché di fatto sei costretto a intraprendere un percorso di vita e poi ti tocca nel profondo. E il nostro è un paradosso, no? È uno sport in cui l'adrenalina non è un alleato, non è che ti serve per stringere i denti quando mancano 20 metri al traguardo, per trovare quell'energia, per fare un lancio un po' più lungo. Tanti altri sport, comunque, sentire questa adrenalina nel sangue vuol dire anche permettere di esprimersi al meglio. Da noi no. Noi, su 60 tiratori di un'Olimpiade, 50 di questi noi in allenamento facciamo regolarmente più del record. E cioè quando siamo tranquilli a casa, appunto tirare tra un battito e l'altro vuol dire tirare con un timing di 50-60 secondi al minuto, quindi ce la fai bene a prendere il timing, diventa un altro sport in gara, a maggior ragione l'Olimpiadi dopo il mondiale è un po' più tecnico, l'Olimpiade è più di festa, di cuore. Perché non siamo abituati a avere questi riflettori, ma la cosa bella, ed è la cosa che io cerco con tutta la mia razionalità, anche sono ingegnere, la distanza è sempre quella tra me e il bersaglio è grande uguale, la carabina che uso è quella che mi porto da casa, e io sono il primo a complicarmi la vita. E è così, cioè sono io che, proiettando tutti i miei sogni, i miei desideri, creo questo stato di ansia, di deludere le mie stesse aspettative in primis, per cui poi non riesco a rendere al meglio. Quindi è proprio un compromesso, no? Cioè, se so che per rendere al meglio devo stare tranquillo, perché non sto tranquillo? Perché siamo umani, e quindi da lì intraprendo un percorso che poi va anche molto sul pratico. Quindi ci sono tecniche di respirazione, noi spariamo in apnea. L'ultima espirazione non può essere un'ispirazione perché vuol dire una frequenza un po' più alta. L'ultima espirazione è un'espirazione molto importante, diaframmatica, va fatta molto bene per cercare di buttare un po' di più. E c'è tecniche di neurofeedback, biofeedback, ho fatto l'ipnosi, questo psicologo dello sport. Sono tutte cose interessantissime, bellissime. Però lì bisogna avere le fondamenta solide, se no uno fa e mette tutte le cosine carine e poi la fondamenta di base e poi vince l'oro. Boom, crolla tutto, dovrà aver fatto tutto andare più perché vuoi. Perché poi ci deve essere un lavoro di fondo che premia la performance, che premia un percorso invece che un risultato. E lì, cioè, io probabilmente non era solo un discorso di trovare lo psicologo buono in America, era un discorso di trovare lo psicologo buono e mi sono anche allontanato da tutto il modo di pensare. Probabilmente lo stesso psicologo trapiantato qua non avrebbe avuto la stessa efficacia. Perché, come dicevo prima, per quanto uno forte di testa può essere, ci guardiamo intorno, i giornali li apriamo, qualcosa percepiamo. No, Nicolò, c'è per raccontare quel momento, no? Quel momento dell'ultimo tiro in cui ti giochi tutto lì, no? Poi alla fine quelli bravi arrivano tutti lì e si giocano tutti lì, quindi vince quello che non sbaglia. C'è la storia di quel tiratore che
arrivato, era talmente di fuori, che ha preso il centro, poi si è accorto che era l'avversario accanto. Era a cena con lui, nel senso, lo dico. No, è una storia che racconta comunque cosa succede nel cuore di uno che ama la precisione. Poi tu hai detto, io sono razionale, sono ingegnere, infatti la tua storia è bella anche per questo. Ma prima di parlare degli Stati Uniti, della tua esperienza, dello studio e dello sport, di come vi hai vissuto in maniera più easy e per aiutare, come qui invece si tende un po' a allontanare dallo studio di atleti, no? Cioè, però mi parli del sorriso, io vedo che tu sorridi molto, no? Mi piace molto questo sorriso, però il sorriso quanto conta nella prestazione sportiva, nel saper gestire anche il successo, perché te sei inventato, no? Cioè, uno come te che comunque ha questo approccio un po', perdona le parole, ma a me piace, cioè, spirituale, nel senso di cercare l'armonia, no? C'era un libro bellissimo che nella mia generazione era un libro importante, era Zen nell'arte più con l'arco, che raccontava quanto l'armonia fra te e il mezzo e l'obiettivo in realtà, no? Sei te l'obiettivo. E questo tuo è un po' un sorriso zen, e quanto conta attraversare queste pressioni? Sì. Perché le pressioni sono il problema, no? Conta, e sono le fondamenta di cui parlavo prima. Conta approcciare lo sport nel modo giusto, conta avere, proprio per fare questo, le persone giuste intorno a te, la pensano in modo simile a te, e quasi crearti una bolla, no? Un mondo in cui di fatto tutti in questo mondo credono quello che credi te e la vedono come vedi te. Conta tanto il sorriso, e poi guardate, è una delle tecniche, fra le tante tecniche che dicevo prima. Lo so che può sembrare strano, però anche con Ezio, lo psicologo sport, si diceva, no? Se ti senti proprio male, se stai in ansia, che sei terrorizzato, tu prova a forzare un sorriso. Lo so che lì per lì, quando lo fai, ti scemo, perché non torna, le due cose non sono combinate. E invece è proprio quasi un meccanismo psicologico per cui forzare certi tratti, dopodiché anche hanno un effetto dentro. Quindi una delle cose, tra l'altro, della seconda finale di tre posizioni, la prima era stata un po' più violenta, non era stato per niente piacevole. Una delle cose mi era imposto di fare, che si vede spesso nelle riprese, sorrido quando faccio il 9, sorrido quando faccio anche il 10 bello, sorrido quando... In quel momento, se è una finale olimpica, non ti viene da sorridere, però la cosa aiuta, però un minimo di atteggiamento positivo. Tanto... Comunque, io, ci sono tante cose che sono inevitabilmente da prendere serie nella vita, ora prendere serie anche lo sport, per quanto può essere importante il palcoscenico, sempre di sport parliamo. Però si tratta proprio di questo, di mettersi in condizione nella vita di tutti i giorni di dare il giusto peso alle cose. E se uno vive solo di una cosa, in questo caso di sport, è anche facile perdere il lume. Allora lì un'Olimpiade diventa non un obiettivo di una carriera, ma un obiettivo di una vita. Allora lì una classifica determina la sua stima, e allora lì sei uguale. Senti, tu parlavamo del mezzo, no? Cioè il tiro non è molto conosciuto, diciamo. Cioè le persone non è che si conoscono tecnicamente una carabina come è fatta, il bersaglio esattamente, il mirino. Tu però ti sei un ingegnere, ti sei pure, diciamo, costruito la tua carabina, no? Cioè sei andato a una ditta di Oliva Maiore a fare lo stage, diciamo, e mettere lì, sapere fare, ha detto, senti, costruiamoci una carabina. E allora ho detto, ma tu hai fatto lo stage alla Ferrari, no? E per un ingegnere è roba grossa. Ecco, mi parli un attimo della carabina, cioè quali sono le caratteristiche? Sì, perché è una cosa di cui si parla poco in realtà, cioè, però è un elemento fondamentale. Le carabine e pistole che utilizziamo nel nostro sport sono di fatto strumenti di precisione, non c'è niente a che vedere. Probabilmente, ecco, se la vedete non capite neanche che è una carabina, perché tutta sembra una navicella spaziale, mezze robe fluorescenti, pezzi di alluminio, regolazioni ovunque. Perché sono strumenti di precisione, cioè noi facciamo sport,
appunto, c'entra tutto il resto, è un mondo parallelo, ma non c'entra niente a noi. Questa ditta di Camaiore fa solo, aveva fatto solo fino a 4 anni fa pistole per il mondo sportivo, quindi pistolaria compressa e pistole calibro 22. E, tra l'altro, una ditta quasi familiare, sono 14 dipendenti, partiti, questa ditta. E niente, ho fatto uno stage con loro nel 2010, ci siamo conosciuti bene, e poi nel 2012 ho fatto quello che nessun atleta dovrebbe fare, però quando vinci meno cambi meglio è. E invece non solo volevo cambiare carabina, ma volevo anche costruirla da zero. E quindi subito dopo le Olimpiadi di Londra ho iniziato a lavorare su questo progetto insieme a loro, proprio disegnando sui software, era Katiar, sui software di disegno, ricominciando dai pezzi base una carabina, che non è, vuol dire prendere una pistola e allungare la canna, ma ovviamente vuol dire fare molto di più. È una carabina ricompressa, il prototipo l'ho usato per la prima volta a maggio del 2013. Non è andata tanto bene perché l'ultima volta che l'abbiamo rimontata ci sono avanzati due viti iniziali. Quelle cose tipo Ikea, no? Che si stringe il cuore, diciamo. A dire di Ikea? No, dice, ma non è che forse c'erano già sul tavolo, invece no. Invece andava male quella gara lì. L'ho vinta, ma tirando malissimo. E la strada che abbiamo fatto in 3 anni è incredibile. Infatti, dopo un anno, Petra, fidanzata, ha vinto il titolo mondiale con quella carabina. Nel 2015 abbiamo vinto il titolo di coppia a Baku, ai Giochi Europei, e nel 2016 quest'anno il titolo olimpico. Insomma, poiché la carabina era stata introdotta a metà quadriennio, eravamo in 5 con questa carabina, tra cui Matthew Edmonds, il famoso tiratore. E... che è andato a rompere la carabina, non ha sparato. No, no, quella era la mia. Quindi, e di fatto l'ho vissuta un po' come un titolo costruttori, però ecco, senza andare sul tecnico, si tratta di avere una precisione incredibile, perché se vi dico che appunto 10,5 mm a 10 metri, di fatto già l'errore umano c'è sempre, si tratta di limitare, non di togliere continuamente perché non lo puoi fare, di limitare l'effetto della dispersione dei colpi. Però ecco, è una cosa da film quella di tirare e beccare un filo, perché vuol dire che sei stato anche fortunato e quella cartuccia andava lì, quindi lo stesso tiro poteva andare di là. Quindi dal punto di vista ingegneristico è una sfida a limare l'errore in cui devi fare conti, e se poi è una parabola quasi del tiro, perché di fatto non è tanto una questione, soprattutto una finale, di fare chissà che colpi, ma di limitare i danni, perché lo stato d'animo è tale che solo quello puoi fare. E quindi sì, questi sono gli strumenti che utilizziamo. Bene, ho ancora un paio di domande per te, poi ti stresso. Però una, si diceva, lo studio e lo sport. Cioè, come funziona l'Italia, come funziona gli Stati Uniti? Quali cose si possono fare nel nostro paese per migliorare, fare in modo che, cioè, prima di tutto la cultura della vittoria, no? La cultura del vincere a tutti i costi, non sia qua alla fine un problema, una pressione eccessiva. E come è possibile dare la possibilità a chi fa sport di studiare? Te fai l'esempio del fatto che in Italia spesso all'università ti mettono gli esami la mattina dopo la scuola. Non veniva spostata le date degli appelli. Però ecco, cosa si può fare in Italia in base alla tua esperienza americana? Cioè, questa è una medaglia d'oro, ti ascolteranno. Allora, speriamo. Innanzitutto, ecco, partiamo con questa premessa. Non è il solito discorso, ma in Italia le cose. La Mosca Bianca è l'America. In tutta Europa non c'è un sistema simile. Quindi anche i nostri vicini francesi, tedeschi hanno problemi molto simili al nostro per conciliare sport e educazione. Io ho avuto la fortuna di vivere sulla mia pelle il sistema americano e quello NCAA. Ora, sono due tematiche accennate, uno più culturale, uno proprio un po' più pratico. Parliamo un attimo di quello pratico. C'è un discorso di
di logistica, di pianificazione, cioè a inizio anno accademico noi atleti abbiamo delle esigenze particolari e nessuno chiede di passarci le soluzioni, però chiediamo semplicemente di poter pianificare ad esempio gli esami in un periodo in cui di fatto magari sono in una fase di allenamento, non di gare, perché gli sport invernali in 3 mesi vivono tutto. Il problema mio è che soprattutto all'università a Firenze ero un po' nelle mani dei professori, molti erano, capivano le mie esigenze, alcuni purtroppo cioè, perdevi l'appello orale perché eri a fare una Coppa del Mondo e dovevi fare anche lo scritto la sessione dopo, proprio perché in questo caso lo sport non è visto come strumento formativo ma come l'ennesimo nemico, l'ennesima distrazione. Io, la mia vita, la dimostrazione che le cose non sono, sono conciliabili, ma anzi sono funzionali. Come dicevo prima, per ragazzi l'anno più difficile per me è stato l'anno 2014, dove avendo concluso il percorso di studi avevo tutto il tempo da dedicare allo sport e sono andato matto, perché quello era un 3 ore di allenamento di bella intensità giornaliero, è diventato 8-10 ore dove di fatto non ce la fai umanamente a mantenere la concentrazione alta e inizi a allenare le ore. Ho preso un sacco di vizi nel 2014, ma poi come tutte le passioni sane bisogna mantenere, no? Perché la giusta distanza né troppo vicino né troppo lontano, quindi ho fatto fatica proprio a suggestirmi. Io pensavo, credo di farcela, credo di avere le persone intorno a me per aiutarmi, ho fatto dei disastri. Quindi le due cose sono funzionali. Ora, come fare qua? Beh, sicuramente c'è un liceo sportivo che ha un target ben preciso di ragazzi, ovvero il liceo sportivo, così come è scritto adesso, queste due discipline sportive sono proposte dall'istituto, scelte dall'istituto. Capisci che io a maggior ragione, se sono un atleta di una nazionale, ad esempio, di rassegno, non rischio di andare a fare il liceo sportivo che mi faccio male giocando al rugby o pallacanestro, quindi evito il liceo sportivo. Quindi diciamo il target del liceo sportivo di adesso, ed è giustissimo, è per gli appassionati, gli amanti dello sport a 360 gradi. Interessante sarebbe anche offrire un liceo sportivo dove di fatto viene fatto questo lavoro qui, quindi una pianificazione col ragazzo, le ore dedicate alle due discipline sportive, il ragazzo le dedica alla disciplina che già pratica. Ad esempio con l'autonomia della provincia è una cosa che riusciamo a fare al liceo sportivo di Soniola a Bolzano, con cui sto collaborando, dove i ragazzi finiscono prima a scuola, vengono presi proprio davanti a scuola dall'allenatore che li porta alla palestra a allenarsi, dove il direttore sportivo dopo ogni trasferta deve fare un resoconto al direttore dell'istituto per dire come è andato il ragazzo, come si è comportato, dove questi due mondi si sono avvicinati, perché non è solo colpa della scuola, c'è una rigidità anche dalla parte sportiva. L'NCAA, così come è impostato, ti danno questa borsa di studio che alla fine ti va a coprire 20-30 mila dollari a semestre, quindi, ma non è un regalo che ti fanno, ci sono dei paletti molto rigidi. Quindi esci un anno fuori corso, perdi la borsa di studio, hai una media di voti inferiore a un tot che corrisponde al nostro 24 su 30, perdi la borsa di studio. Quando perdi la borsa di studio non puoi più allenarti con la squadra, sei esiliato. Capisci che allora è interesse dell'allenatore monitorare l'andamento del ragazzo a scuola e vedere che quando le cose stanno peggiorando allenati 2 ore in meno e vai a studiare 2 ore in più. Così come lo stesso professore è coinvolto e ti chiede come sta andando la gara la domenica, ce la fai, sei stressato, vuoi che ti dà una mano, c'è tutto un sistema di tutor alle spalle proprio per supportare questi ragazzi. E chi ne giova in tutto questo? Innanzitutto è il ragazzo come persona, prima ancora che come atleta e come studente, perché può continuare un percorso di vita molto molto impegnativo che merita di essere vissuto. E secondo, ed è la cosa che cerco di far passare, è che investire sulla persona non vuol dire così sperperare le risorse, vuol dire anche investire sull'atleta. Quando il ragazzo ha un equilibrio nella vita, quell'armonia di cui si parlava prima, allora è anche nella condizione ideale per esprimersi al meglio anche sul campo di gara. Non è un caso che un'università di Stanford
alle Olimpiadi di Pechino sarebbe arrivata prima nel medagliere rispetto all'Italia, con i soli studenti dell'università di Stanford, che non credo che regali diplomi così. E non è un caso che a Rio, su 5 medaglie d'oro a disposizione delle specialità di carabina, 4 vengono dal sistema college americano, 2 mie, una di un ragazzo tedesco amico mio che è venuto, mi ha seguito, è andato a Kentucky lui però, e una di una ragazza che sta studiando proprio la West Virginia University. E quindi, cioè, ne usciamo veramente tutti vincitori, sia Alconi che vince le medaglie e che investe sugli atleti, che comunque devo dire, col presidente Malagò c'è un accento sugli atleti molto importante, e ora sono in contatto con loro, cioè, ho letto anche sui giornali, sembra c'è una contrapposizione. Io devo essere onesto, sia Alconi che Malagò ora come ora mi stanno dando carta bianca per poter portare avanti un progetto che a questo punto porterò avanti. È un impegno preso, al di là di come vada io lo rispetto l'impegno, e quindi è un impegno preso sia verso Alconi sia verso il governo nella persona di Renzi. Quindi ho messo su una squadra di ragazzi, di persone, professori universitari molto più in gamba di me. Io ci metto tante buone intenzioni e tutta la mia esperienza, però bisogna anche andare sul concreto, e cerchiamo anche di offrire questa grandissima esperienza ai ragazzi italiani, senza per forza andare in oceano, che non fa male, è una roba terapeutica, se qualcuno ha l'occasione di farlo lo faccia. Però insomma, sono anche una scelta da dire sto vicino ai miei genitori o meno, lì dipende anche dallo stato di salute dei tuoi genitori. Se uno può fare a casa, ci sono ovviamente dei grandi vantaggi. Senti, allora, velocemente, sì. Domande brevi, risposte brevi. Allora, sai parlare, ok? Sai parlare, sai comunicare, sai scrivere. No, sai scrivere, scrivi bene. E chi legge questo libro dice, cioè non è che è la storia di uno, siccome io ho vinto vi racconto che si fa, quindi sai scrivere, se l'ha scritto lui. Sai montare una carabina, quindi anche un divano dell'Ikea, un libro di abiti. Sai attaccare i quadri fitti, cosa che a me per esempio non riesce. Io voglio che tu mi dica adesso una cosa che non sai fare. Sta scherzando. Una se c'è. Se no è la fai finta, fai di domani, fai il concorrente, ci dici anche per l'italiano. La sesta grado. Posso migliorare, diciamo, tanto sulla pianificazione. Io le deadline, le scadenze le rispetto. Però tendo a fare questa preparazione, prima me la metto lì, piano piano mi avvicino, aumento gradualmente. No, io ho bisogno di tornare dall'ultima Coppa del Mondo, a 2 mesi all'Olimpiade, e dire cambio tutto, perché ormai mancano 2 mesi. Quello sono un po' un disastro, quindi sulla io speravo che procrastinazione. No, tu mi dicessi non so stirare. Se sento in quel mondo là, no. Ma chiedi a Petra era qui, mi smontava. Ok. Altra cosa, te la devo fare sta domanda, perché tu sei cresciuto, mio figlio grande è dell'87 come te, lui è cresciuto con Batistuta, come te, io lo portavo, mi ricordo il ritiro, lui stava lì, guardava Batistuta, no, è cresciuto, quello piccolo fa piano piano, è molto invidioso di questa cosa qua, non è la stessa cosa. Però, detto questo, mi racconti un po' di parole, tutto il rapporto col calcio, no? Voglio dire, distante alle luce, no? Però la passione c'è. La passione c'è, però diciamo che è una simpatia molto forte, perché poi si tende un po' a... torniamo dall'Olimpiade, diventiamo Hooligan, se mi ricordo, cioè, ci ha chiamato la Gazzetta, c'era Juventus Fiorentina, ci chiamò Paltrinieri e me, e venne fuori una roba proprio veramente da estremisti. Magari appunto anche un po' gioco dei giornalisti, che capisco benissimo di provare a segnare bandiere. Tutto molto. Si segue volentieri il calcio, però proprio questa cosa viscerale. Ovviamente no, mi piaceva andare a vedere quando studia lui Costa, Todd, era un'altra cosa ovviamente. Quando capito vado volentieri allo stadio, quando ringrazio della Valle per l'invito, loro sono molto attenti, sulle Olimpiadi, la prima fila quest'anno era Mera, Helle Bruni, tribuna, Mera, Helle Bruni, Benelli, quindi no, ho sempre un occhio di riguardo verso il mondo sportivo, e
poi seguiamo, ecco. Ma Battistuta sei riuscito a conoscerlo? No, non era venuto nel 90. Lo so, no, lo so, non, non, non sono lo mai so. Riuscito. L'ho visto quando andavo allo stadio da piccolo, mai personalmente. Allora, io faccio l'ultima domanda, dopodiché tre domande vostre, tre, perché poi il sindaco deve consegnare Sesto d'Oro. Questo brand importante. Io l'ultima domanda è proprio su questo. Siccome il sindaco mi ha confessato che Sesto si candiderà per le Olimpiadi del 2024. Se il fatto di passare d'accordo su questa cosa, però io direi una cosa. È l'aeroporto? Sì, sì, c'è l'aeroporto, c'è stadio nuovo, c'è tutto il problema. Cioè io direi una cosa, anche questa voglio dire, però umana. Cioè te sei tornato, torni qua, in questo bellissimo posto, dove tra l'altro io non ero mai stato, sono contento di aver visto questo, questo luogo, è magnifico. Torni qua, te sei cresciuto qua. Cioè, i tuoi amici, i compagni di scuola, cioè una mia amica mi ha detto, ah, ma la sua madre era la mia professoressa, cioè, mi ha detto anche che aveva dei bassisti, però, però tu quindi rivedi i tuoi amici, no? Con te mi dà l'errore. Cioè, che effetti ti fa? Sì, al di là del fatto che sei, sì, sei un ragazzo, mi sono scordato di dire prima che ti sei laureato in ingegneria, cioè, sì, che si fa però. Cioè, io dovrei comprare, pagando. Però quello che ti voglio dire è che effetto ti fa dal punto di vista proprio umano, tuo, cioè tornare qui e incontrare i tuoi vecchi amici e raccontarti la tua storia, che è una cosa bella, no? Emozionante. No, l'ho detto prima, è bello essere tornato a casa. Io sono andato via nel 2009, quindi questa biblioteca ancora non era aperta, io andavo via al comune, poi abitavo via a Eroli, quindi andavo via la biblioteca anche al comune. Sì, qua ho passato 21 anni della mia vita, dopodiché sono partito appunto a America, Inghilterra, adesso vivo in Alto Adige. Appunto girare il mondo non vuol dire rinnegare le proprie origini, anzi io sono attaccatissimo a quelle che sono le mie radici, forse proprio perché ho girato il mondo e ne apprezzo ancora di più. Sono una persona un po' introversa, insomma, chi mi conosce lo sa. Io quando vengo a Sesto di solito non lo dico a nessuno e mi faccio una passeggiata a Marcord, faccio gli amici, la pescetti, prendo la pizza dove la prendevo. È una cosa che faccio in solitaria, ma perché poi via via mentre cammino, mentre vedo certe vie, vengono fuori certi ricordi, quindi sono un po' anche melanconico se vuoi, però no, è vero, c'è un attaccamento forte. E sarò sempre, sempre di casa. Cioè, sei malinconico, sei romantico. Da solo. Sei sinceramente romantico. Allora, c'è qualcuno che può fare una domanda a Campiano, più intelligente di quello che ho fatto io, ci tenissimo. Però, il microfono, breve, mi raccomando. Più che una domanda, io volevo ringraziare Benedetto, che lo leggo sempre volentieri, non per incensarti, ma perché invece di parlare di sport e basta, dietro c'è anche qualche cosa di più, insomma. Poi volevo ringraziare Niccolò, soprattutto per la leggerezza con cui racconta delle cose che sono a livello mondiale. Capisco, ora l'ho sentito, capisco anche perché tanti di questi ragazzi probabilmente l'hanno sentito, sono curiosi venire ascoltati anche oggi. Però voglio lanciare anche una sfida. Voglio lanciare una sfida perché non tutti riescono poi a vincere le Olimpiadi o a vincere il campionato del mondo. E allora un esempio per questi, soprattutto per i ragazzi, ma anche per tutti noi, che nella vita ci sa delle sofferenze, delle sconfitte anche forti, affinché capiscano che comunque ci sono infinite possibilità poi per ricominciare, per fare un'altra cosa, per metterci passione e amore, anche se ci si perde, però si è vinto cercando di farle. Ora la sfida è questa. Io credo che a Sesto, se non a Sesto, magari a Calenzano, a Campi, a qualsiasi, a qualcuno dei nostri paesi vicini, ci sarà qualcuno che ha partecipato alle Olimpiadi e non è arrivato nemmeno sul podio, no? Perché non facciamo un incontro qui anche con loro? E la sfida è
Per Benedetto mi sono diretti alle fornaci. Nicolò, se ci può venire. E noi tutti che si dimostrerebbe di venire qui non solo perché c'è Niccolò Chiarmento Santo, ma anche perché ci interessa anche la chiatta vostra. Grazie, Benedetto. No, io torno a Sesto molto volentieri, tra l'altro è facilissimo passando da Carcere, cioè non c'è, proprio c'è un traffico scorrevole, è facile, però capito cosa voleva dire? Sì, ma guarda, io... Ma c'è qualche c'è sono da anni che dico che insomma ci sono storie fantastiche di persone che arrivano a metà classifica e che però non hanno un palcoscenico, io sarei stato io in questa festa anche se non avessi vinto noi a Rio. Però probabilmente non avrei avuto la stessa risonanza, ma le cose nel mento sono esattamente le stesse, ci sono persone in gambissima che non hanno la possibilità che io di far passare certi messaggi e un po' di responsabilità la sento anche io verso di loro, di provarci, di dare, cioè, almeno sfruttare nel senso buono, no, questa posizione. E, ovviamente volentieri, cioè, sono chiacchierate di sport, molto volentieri, una cosa che forse è bella, sembra un film americano, però al ritorno dalle Olimpiadi gli americani non invitano le medaglie a salutare il presidente, invitano tutti i paesi che hanno partecipato alle Olimpiadi, cioè lì parliamo di 550 persone, quindi non è che dice vabbè la squadretta li invita, però li invitano tutti quanti, perché al di là di come si sono piazzati, tutti quanti ci hanno provato, hanno rappresentato il loro paese e hanno lasciato il campo di gara senza rimpianti. Questa è l'Olimpiade, cioè, poi ovviamente c'è loro, la gente in bronzo che non è che dico non contano, però sicuramente non sono una priorità e su quello si pone una porta aperta, però è così, cioè, a livello di giornalisti, cioè, a dire lui per primo, prova a fare un'intervista di uno che arriva al 20° posto, non te la passano proprio, anche se c'è una storia fantastica, a me non deve essere proprio una roba. È un peccato, sono tutte occasioni perse e noi per questo, insomma, nel nostro piccolo proviamo a dare una mano a voi. Solo sei molto depresso. Si fa. Notizia. Un'altra domanda, eccolo. Allora io non ti chiedo cosa farai in futuro, insomma, se ti rimarrai, cioè, ovviamente la domanda l'ho fatta un centinaio di volte, però egoisticamente penso tutti noi speriamo di sì, anche perché un atleta che vince 3 medaglie d'oro per l'Italia meriterebbe di essere il portabandiera della nazionale, cioè, fossero tutti. Però ti chiedo, cioè, così in linea generale, non per sapere la tua posizione, cioè la tua cosa che farai, però qual è per te il momento giusto per un atleta per smettere, insomma, cioè, per esempio l'attore di teatro dice sempre che non smetterà mai, cioè di stare sul palco, per un atleta quale può essere il momento quando sei all'apice, quando sei comunque non hai più niente da dare, ecco, qual è questo momento per te? Grazie. E c'è tutta una parte della psicologia dello sport che si chiama retirement, proprio perché è un discorso complesso. Un discorso complesso, i psicologi dello sport proprio lì sono molto importanti, aiutare ragazzi appunto a capire bene gli obiettivi di una vita, perché di una carriera, a mettere a luce un po' quello che uno vuole diventare da grande. Per quanto riguarda me, io sicuramente non andrò avanti fino a Tokyo per vincere un'altra medaglia, cioè, o vedo la possibilità di intraprendere un percorso di vita, sono 4 anni, un percorso di vita che ne valga la pena di essere vissuto, oppure sì, cercherò un altro ambito dove posso fare proprio il percorso di vita di cui sto parlando. Sono messaggi anche molto difficili da far passare a livello giornalistico. Io ho detto la stessa cosa
tre giorni fa al Fiorino d'Oro e l'ANSA titolava una medaglia non vale 4 anni di vita, appunto. E sembra anche, cioè ovviamente un taglio così sembra quasi rispettoso verso tutti quelli che hanno il sogno di vincere una medaglia alle Olimpiadi. Non sto dicendo questo, sto dicendo che l'obiettivo è il percorso di vita. Io da Pechino a Londra sono cambiato totalmente come persona, e se non avessi avuto il tiro non avrei fatto quel percorso di vita. Così come alla fine queste maledette nuove regole mi hanno dato l'opportunità di, alla fine ora posso dirlo, guardando indietro, di approcciarmi a una nuova sfida, quindi non si trattava di ripetersi, ma mi ha forzato invece a fare nuove esperienze. Però di questo si sta parlando, quindi ci sono delle valutazioni che devo fare. Ti ringrazio per la tua opinione riguardo portabandiera, ma io... Ci sono tante cose da tenere in considerazione. Una cosa che vi assicuro è che non sarò egoista in questa decisione. Mi rendo conto di essere un ambasciatore del tiro, dello sport italiano, e mi rendo conto di avere la possibilità, anche andando avanti, di portare altri messaggi. Ci sono tante cose da mettere sul piatto e ora veramente sto rimbalzando da una parte all'altra e non ho la testa. Però appena una decisione in merito sarete i primi. In ogni caso io cercherò sempre di dare una mano allo sport italiano in una veste nell'altro, quindi sono a disposizione, quello che è. L'ultima domanda e poi il sindaco consegna il premio a Nicolò. Io volevo sapere una cosa, se sei arrivato a un livello altissimo alle Olimpiadi, se però sei mai riuscito a battere l'altro giocatore che c'è dietro di te. Perché io tiro un arco e il mio obiettivo è battere l'altro tiratore, cioè quello che stai. Sullo spirituale. Quindi sappiate che ognuno di voi. No, questo è per le sue grazie. Sì, sì. Se vogliamo ti assegna una forma sportiva di meditazione, no? Di mindfulness. Quindi... Sì, sì, no, ma mi piace, no? Tiro con l'arco, ma... Guarda, probabilmente non sono le Olimpiadi, ragazzi, dove uno arriva il più vicino possibile a questa performance, proprio perché l'Olimpiadi la bravura più grande è proprio quella di riuscire a limitare le distrazioni, limitare gli errori, è una gara che fai più di cuore. Ci sono stati dei momenti nella mia vita, periodo 2012-2011 è il periodo in cui ho tirato meglio in assoluto nella mia vita, ero molto più forte a Londra rispetto a Rio, dove fantastico, perché è come se metti l'autopilota e va, tutto va, e va al meglio. E è bello perché fai quella cosa fino a se stessa, no? In quella molto orientale, come può essere appunto l'arte del Zen tiro con l'arco, come può essere una cerimonia del tè giapponese. Sono dei gesti, cioè, però uno non è che versa il tè, uno cerca la perfezione di quel gesto, in senso a tutto quanto. È bello che lo sport ti porti a riflettere su questo, però no, non ci sono mai arrivato a fare quel 10 bello di cui parlavi prima. Grazie, grazie. Allora, prima che il sindaco consegni il premio, io voglio ringraziare di cuore Nicolò Campiani, che si è creato per la sua gentilezza, e voglio ringraziare il sindaco per le Olimpiadi ovviamente, ma per avermi invitato mi ha dato la possibilità di conoscere più da vicino un campione, ma soprattutto un ragazzo che nel suo libro e nei suoi colloqui, soprattutto con gli studenti, veramente insegna delle cose, lui continua a imparare, esattamente come è bello anche imparare da chi si ascolta, e questa è la fortuna del mio lavoro. Grazie a tutti voi che siete venuti qua. E grazie Nicolò e che ti voglio dire, bravo, bravo, bravo.